possiamo pensare di amministrare il nostro territorio limitandoci ai confini amministrativi dei nostri comuni. Questo è chiaro, in molti casi ce lo impone la legge. Quello che si sta cercando di fare è di coordinarci con tutte le esperienze simili, quelle che hanno gli stessi punti critici ma che hanno lo stesso approccio a qualcosa di nuovo che faccia emancipare i nostri luoghi verso una via moderna, rispettosa del rapporto con la natura e rispettosa soprattutto del rapporto tra uomo e uomo. Noi dobbiamo riconciliarci sia nel rapporto con la natura, che abbiamo visto 10 anni fa come qualcosa di orribile, terribile, così effettivamente è stato, e riconciliazione nei rapporti tra esseri umani. Non c'è nulla da rimpiangere in quello che ci ha fatto emancipare dalla povertà, dalle difficoltà. C'è tutto il rispetto per quello che è stato fatto, per quello che è stato creato, per un modo rispettoso di affrontare il rapporto, anche di sfruttare le risorse naturali.